Stiamo aspettando fiduciosi il giorno 30 novembre per andare a discutere l'appello, sperando che ci diano i domiciliari. Quindi è sereno ed è molto fiducioso. Ed è della mattinata l'incarico ufficiale anche al secondo avvocato da parte di Padre Graziano, presente anche uno dei consulenti del pool della difesa. L'idea che mi sono fatta è un'idea certamente di assoluta innocenza di Padre Graziano. Devo dire francamente che nel rispetto totale della magistratura che sta operando e che ha ritenuto sussistere gravi indizi a carico di Padre Graziano nei limiti della misura cautelare, diciamo che al di là della non condivisione di certi giudizi dal punto di vista giuridico, ciò che a noi interessa è quello di, è il giudizio della Corte d'Assise, dove gli indizi devono trasformarsi in prove concrete e che vadano a configurare un'ipotesi di reato che sia ascrivibile a Padre Graziano al di là di ogni ragionevole dubbio. E io credo che nel caso di specie vi sia più che un ragionevole dubbio che il fatto omicidiario, se esiste un omicidio, sia stato commesso da Padre Graziano. Ci sono ottimi argomenti sui quali la Corte, il Tribunale del Riesame dovrà valutare attentamente, specialmente nella parte in cui si ritiene che non sia possibile per Padre Graziano consentire una misura cautelare più lieve di quella che sta scontando. E questo, ripeto, a prescindere dall'attribuzione della responsabilità sul fatto principale. Qualche risultato l'abbiamo raggiunto e l'abbiamo già inserito nell'appello. Il risultato è questo: non esiste una possibile imputazione per omicidio, e oltretutto un'imputazione, lo sapete, che non è solo di omicidio, ma è anche di occultamento, soppressione, distruzione, cioè abbiamo messo un po' tutto dentro. Non esistono indizi che possono supportare questo capo di imputazione. Questo capo di imputazione che è una combinazione di capi di imputazione. Quindi questo ci rasserena. Le posso assicurare che il complesso, quello che sta dentro quelle 4.208 pagine, che cos'è? Sono congetture, sono sospetti che riguardano Padre Graziano. Tra l'altro molti non riguardano neanche Padre Graziano. Quando si segue un processo, come dire, di indagine che parte da un possibile allontanamento di una persona e poi per il fatto di non riuscire a provare l'allontanamento o a provare qualcos'altro che non significhi l'omicidio, si dice allora è un omicidio, mi lascia molto perplesso questo tipo, come dire, di salto logico. Ed è su questo che noi abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato su questo perché a un certo punto abbiamo cercato di metterci nella prospettiva di chi indaga.